L'argomento di oggi è appunto la storia di Decimo Cuzzo, del nostro territorio, ma andremo a vedere ovviamente la storia della Sardegna dalla metà del 300 sino alla fine del 400, quindi sino alla fine del Medioevo come data convenzionale, ovviamente, 1492, è uno dei periodi più importanti della storia della Sardegna. Non è il più importante perché in assoluto, però sicuramente tra i più importanti, perché andrà a determinare una condizione molto, molto chiara, molto specifica, che durerà sino almeno al 1848, quando ci sarà la fusione del Regno di Sardegna col Piemonte, con gli stati di terraferma, e sino anche all'Unità d'Italia al 1861, poi trasformata in Repubblica Italiana 1946 con il referendum, dove votarono anche le donne. Una premessa metodologica è importante per capire, insomma, questo periodo storico, per capire un po' la storia in generale. Mark Bloch dice che l'oggetto della storia è l'uomo, o meglio gli uomini, ovviamente non c'è nessuna discriminazione di genere, uomini si intendono maschi e femmine. E in effetti il periodo storico che andremo ad esaminare, ci sono anche delle figure femminili molto importanti, non solo Eleonora Barbarea, ma anche altre. È quindi importante che dal punto di vista proprio metodologico cerchiamo di capire che la storia, che cos'è la storia? La storia è il racconto del passato, ovviamente il racconto del passato degli uomini. Al contrario, diciamo, il racconto del presente è la cronaca, però è anche un'interpretazione del passato. Quindi, soprattutto questo periodo storico ha, come dire, come cultori della storia varie interpretazioni, non tutte convergono. Io metto le mani avanti, ovviamente seguo quel filone di studi della mia formazione, che è quello dell'Università degli Studi di Cagliari, di professor Cesare Casula e il professor Tuzzo. Poi ci sono altre interpretazioni che altri studiosi o altri cultori danno a questo particolare periodo. Però è chiaro che la storia che si fa sulle fonti, non solo sulle fonti, è anche un'interpretazione del passato. Quindi dobbiamo sempre essere molto attenti a chi predica in assoluto la verità su questi argomenti. Detto questo, possiamo iniziare. Faremo un piccolo ripasso, anche perché vedo delle persone nuove, un piccolo ripasso anche delle lezioni precedenti. Noi abbiamo iniziato giovedì 15 dicembre, abbiamo già affrontato la fine del giudicato di Cagliari sino alla seconda metà del 300 e abbiamo fatto anche degli approfondimenti, tra cui quello del 19 gennaio, dove abbiamo passato in rassegna tutti i documenti, e sono tanti, che interessano la storia del nostro territorio. In particolare abbiamo detto che il decimo Cuzzo, almeno nel 1317 e poi 1324-26, come vedremo, entra nella storia, cioè finalmente si inizia a parlare del nostro territorio e soprattutto di decimo Cuzzo. Linea del tempo, quindi il segmento di oggi conclude, come dicevo, l'arco medievale. Dal punto di vista convenzionale, è solo convenzionale, non per tutti gli storici. Il Medioevo va da 476 sino al 1942, ma si tratta di una convenzione didattica, come dire, per i ragazzi, delle scuole medie e delle scuole superiori, per poter delimitare un periodo, come dire, però ci sono anche qui interpretazioni diverse, per alcuni le datazioni, queste datazioni convenzionali sono diverse. Quindi ci fermiamo alla Sardegna nel 1323, una data importante, come vedremo, e la situazione è praticamente questa. La parte centro-occidentale alla Borea, il nord-ovest, comune di Sassari, Doria e Malaspina, la parte orientale da nord a sud è tutta nella Repubblica Comunale di Pisa, mentre il Sigerro
nelle mani di era degli eredi di Conte Ugolino, che farà una brutta fine, come abbiamo raccontato, personaggio raccontato anche da Dante, farà una brutta fine gli eredi Guelfo e Lotto, e quindi anche quella parte verrà incorporata nel comune di Pisa. Mantiene invece il feudo il ramo dei Donoratico. Quindi questa è la situazione 1323. Per quanto riguarda nello specifico il nostro territorio, ricordo che probabilmente alla fine del giudicato di Cagliari venne incorporato nel giudicato di Arborea la curatoria di Gippi, ma con un testamento, almeno dal 1300, la curatoria di Gippi passa alla Repubblica Comunale di Pisa. Abbiamo la prova in questo registro del 1317, di cui abbiamo parlato ampiamente. C'è anche una tabella che ho preparato. Andrò un po' velocemente, poi chi volesse rivedere queste tabelle, insomma, e anche tutte le didascalie, potrà vedere il filmato, per il quale, mi scuso, non ho ringrazio, devo sempre ringraziare Federico per la collaborazione. Quindi questo è il documento del 1317-22. Quindi abbiamo nel nostro territorio, quindi una curatoria di Gippi con 26 ville, e per quanto riguarda il nostro specifico territorio comunale di Decimocuti, insistono almeno 5 ville, quindi Fanali Giusu, Fanali Osso, Decimocuzzo, Gippi Osso e Issu. Queste sono le ville che rientrano nell'attuale nostro territorio comunale. La situazione in Europa, l'abbiamo accennata più volte, la cosiddetta crisi del 300, caratterizzata dalla peste del Boccaccio, 1348, la peste nera, caratterizzata da un regresso demografico, quindi c'è un calo della popolazione. C'è anche una situazione papale con la cattività avignonese, che si sposta quindi la sede papale ad Avignone. Quindi tutta una serie di situazioni che determinano una crisi generalizzata. Questa un po' è una cartina che ci dà un'idea così sinottica e immediata della situazione dell'Europa nel 300. Però anche degli aspetti, ci sono anche degli aspetti positivi, perché è nel 300 che nasce l'idea di Stato, l'idea di nazione, l'idea di Stato moderno, con quasi come lo intendiamo oggi. A noi ci interessa soprattutto la Corona d'Aragona, abbiamo visto tutte le origini, che ha agli inizi del 300 la necessità di commerciare con l'Oriente, e quindi vede la Sardegna al centro del Mediterraneo ed è interessata alla cosiddetta rotta della isla, rotta delle isole, che serve per raggiungere l'Oriente, e quindi sia le Baleari, sia la Sardegna che la Sicilia diventano geograficamente importanti proprio per questa rotta delle isole. Abbiamo già parlato, quindi ricordo che il Papa Bonifacio VIII, il 5 aprile 1297, dà a Giacomo II d'Aragona la Sardegna. In effetti si inventa questo regno di Sardegna e Corsica, ma Giacomo II dovrà però conquistarlo. E passano 26 anni dove ci sono tutta una serie di accordi, tentativi di accordi diplomatici, e dopo 26 anni il sovrano decide di occupare, di conquistare la Sardegna. Quindi questa flotta che parte il 31 maggio del 1323, qui c'è un errore, evidentemente, sì. Al comando dell'ammiraglio Francesco Carroz, è guidato dall'infante Alfonso, cioè il figlio di Giacomo II. Quindi si avvia verso la Sardegna, una flotta composta da oltre 300 navi. Il 13 giugno arriva al Golfo di Oristano, la prima tappa, e Ugone II, allora giudice d'Arborea, consiglia di non andare a Cagliari, a Castel di Castro, ma di puntare verso Iglesias. Questo è un momento cruciale, perché in questo momento c'è anche un accordo tra la Corona d'Aragona
e il giudice Ugone II. C'è un accordo scritto in cui Ugone II diventa, o diventerebbe, secondo le interpretazioni, vassallo, accetta a questa condizione e diventa, perché viene infiodato il giudicato di Alboea, diventa vassallo della corona aragonese. Questo è un dato molto importante che ci farà capire anche i passaggi successivi. Quindi questo accordo tra due stati, ma di fatto il giudicato di Alboea è uno stato vassallo rispetto alla corona d'Aragona. Quindi lo sbarco avviene a giugno a Palma di Sulcis, l'esercito punta Iglesias e Iglesias dopo 7 mesi e 8 giorni viene conquistata. A questo punto l'esercito punta su Cagliari. È chiaro che c'era stato un accordo, quindi il giudicato di Alboea è in pieno accordo con i catalani aragonesi per mandar via i pisani. Quindi l'abile Giacomo II politicamente fa un accordo con Ugone e Malaspina, fa un accordo di vassallaggio con Ugone II, il giudice della Borea, e fa la guerra ai pisani. Però la figura più importante in questo momento, ovviamente, che conosce il territorio, è il giudicato della Borea, quindi Ugone II. Quindi l'esercito punta su Cagliari, c'è questa famosa battaglia di Lutto Cisterna, i pisani praticamente perdono sempre, ne abbiamo già parlato, e si arriva alla pace di 19 giugno 1324, dove il comune di Pisa, quando parliamo di pisani parliamo del comune di Pisa, mentre prima parlavamo di signorie pisane, ma non ci sono più le signorie, cioè la Repubblica Comunale di Pisa, quindi lo Stato pisano, si arrende e in cambio ottiene di poter restare in Castel di Castro, costruito dai pisani a partire dal 1217, con gli appendici di Marina, Villanova e Stampaccio. Nel frattempo i pisani stanno appunto entro Castel di Castro e le sue appendici, mentre i catalani aragonesi si stanziano a Boraglia e iniziano a costruire la Basilica di Boraglia che c'è ancora oggi. La pace consente ai catalani aragonesi di far sventolare sul Castel di Castro la bandiera aragonese. Quindi anche in questo contesto Pisa di fatto ha in feudo sostanzialmente la città di Cagliari, quindi il Castel di Castro. La pace non dura a lungo, ricordo anche che in questo momento, mentre l'infante Alfonso era di Iglesias, passa tutta l'estate, da luglio sino a dicembre, quindi lui si ammala, quindi si ammalano un po' tutti, quindi le truppe sono scoraggiate, poi trova il tempo di dare in feudo, poi vedremo anche tutti gli altri di infeudazione nel suo complesso, di dare in feudo a Teresa Gombau d'Entezza, che è la sorella della moglie dell'infante Alfonso, la villa di Decimo Puzzo. Abbiamo fatto vedere il documento, quindi diciamo che da questo momento Decimo Puzzo entra nella storia, e questo avviene proprio quando l'infante Alfonso si trova ancora ad Iglesias tra assediati e assedianti. È un'infiltrazione che non andrà a buon fine, in quanto 6 mesi dopo, siamo in questo caso nel 24 luglio, la villa di Decimo Pupuzzi è concesso in feudo invece ad un altro nobile, Arnaldo di Montessorio o di Montesini. Ma anche questa infiltrazione non andrà a buon fine. Abbiamo spiegato appunto tutti i motivi. Si arriva quindi a un secondo trattato di pace con i pisani che avevano conservato Castel di Castro e i pisani si arrendono nuovamente e chiedono in cambio della resa stavolta le due curatorie di Gippi e di Trecento. Quindi le nostre curatorie
di GP e di tragetto. Quindi noi possiamo dire che il nostro territorio, incluso nella proprietà di GP, dal 1326 è in mano al comune di Pisa e resterà al comune di Pisa sino al 1365 circa, perché la data non è chiara. Quindi tutta la Sardegna è sostanzialmente, ad esclusione del giudicato di Arborea, che però è uno stato vassallo della corona d'Aragona, è nelle mani della corona appunto aragonese. Iniziano però le prime rivolte, ne abbiamo già parlato, ho avuto modo anche il padre Antonello Seci di parlare delle rivolte che avvengono un po' sia a nord della Sardegna con i Doria, con i Malaspina, dove la corona chiede anche al comune di Pisa di intervenire, ma il comune di Pisa non deve intervenire perché l'atto dell'accordo non prevedeva appunto il sostegno militare. E ci sono tutta una serie di rivolte che caratterizzano, diciamo, questo periodo storico della Sardegna. Ugone II si mantiene sempre fedelissimo alla corona d'Aragona, anche durante queste rivolte. Ad un certo punto Ugone II muore e succede al trono il figlio Pietro III di Basserra, che ha appena 20 anni e che andrà a sposare Costanza di Saluzzo. Costanza di Saluzzo che verrà sepolto nella chiesa di Santa Chiara Oristano. Questa è l'iscrizione appunto che ricorda Costanza di Saluzzo. Nel frattempo muore anche Alfonso Benigno, era l'infante Alfonso che aveva preso il posto di Giacomo II, e sale al trono Pietro IV cerimonioso, questo è anche nella locandina. Attenzione a questa figura, un abile politico, scaltro, provocatore intelligente, però silenzioso, arrogante, però sempre a modo suo. Sale al trono, resterà al trono dal 1336 al 1387, quindi 50 anni, governerà la corona d'Aragona per 50 anni. Nel frattempo muore Pietro III di Arborea e sale al trono il fratello, quindi sempre il figlio di Ugone, Mariano IV. Mariano IV, che è il più grande sovrano dell'Arborea, tra i più grandi sovrani forse della storia dell'Arborea in assoluto, che Ugone, cioè il padre, aveva mandato a studiare 12 anni a Barcellona, era stato armato cavaliere a Barcellona. A Barcellona, quindi giocava da ragazzo con Pietro IV il cerimonioso, erano amici da ragazzi. Mariano IV che a Barcellona si sposa con Timbora di Rocca Bertini, nobilissima giovane ragazza catalana, e avrà tre figli, Ugo o Ugone, Eleonora e Beatrice, tutti nati a Bolis del Rei, che è un comune appunto della Catalogna. Quindi Mariano IV vive gli anni della sua vita a Barcellona, si sposa e anche i figli nascono a Barcellona. Nel 1339 viene insignito dall'amico, che nel frattempo è diventato sovrano, Pietro IV d'Aragona, detto il cerimonioso, ma anche il pugnaletto, perché aveva un pugnale che usava e usava anche in modo violento. Nel 1339 Mariano IV è insignito conte di Goceano e signore della Marmilla Cagliaritana, che sono territori extragiudicali, quindi non territori facendo parte dei confini storici del giudicato. Il fatto che sia stato insignito a conte, Mariano IV forse non si è reso conto, ma lui aveva già titolo per essere conte di quei territori. Quindi questo incarico è di fatto anche questa, forse Mariano la vedrà, capirà successivamente che è una provocazione per far vedere che, o meglio, perché Pietro IV, il cerimonioso, voleva dire qui comando io e ti do questo incarico, ma quei territori
in effetti facevano già parte dell'Arborea. Quindi Mariano IV, come dicevo, è il più grande re dell'Arborea del 300, quindi secondo il professor Casula, è un uomo intelligente, un uomo colto, raffinato, parla e conosce più lingue, l'arborense, il calaritano, l'ogudorese, il gallurese, il latino, l'italiano, il catalano, ha corrispondenza con Caterina da Siena, è molto devoto, ha sempre la Bibbia portata di mano, è anche un uomo giusto, inteso questo come medioevo, nella logica appunto nella concezione medievale del termine. È anche un uomo buono, ma sa anche essere crudele, anche perché per esempio fa imprigionare proprio il fratello Giovanni e il nipote che moriranno in carcere per tutta una serie di motivazioni. Questa è l'immagine che c'è nel retablo di Ottana, nella cattedrale di San Nicola, dove Mariano IV, ancora a Donicello, appunto si rivolge alla Vergine, inginocchiato. Qui invece abbiamo altre figure di Mariano nell'architrave della chiesa di San Serafino di Larza, e stiamo arrivando alla metà del secolo, siamo in pieno periodo di peste, tutta l'Europa è caratterizzata dalla peste nera. Nel 1347 c'è la rivolta dei Doria, e c'è la famosissima battaglia di Ado di Turdu, Passo del Tordo, presso Bonova, dove i Doria si uniscono finalmente e riescono a battere i Catalani Aragonesi. Mariano IV ha un atteggiamento molto molto prudente, molto tiepido, e poi successivamente nasce il cosiddetto problema di Alghero. Siamo ormai nel 53, Alghero viene conquistata da Genova e quindi c'è una reazione immediata del cerimonioso, del sovrano aragonese, e manda l'ammiraglio De Cabrera che rioccupa la cittadina di Alghero. Alghero è strategica, è il porto più importante nella rotta delle isole, che si arriva prima di tutto dalle Baleari, Barcellona, Mahon, e poi si arriva ad Alghero, quindi era una città importantissima. In questo scontro tra i genovesi e la corona d'Aragona si parla da 2.000 e 8.000 morti e 350 morti invece da parte aragonese e oltre 3.500 prigionieri. Però Alghero era molto importante. La situazione inizia a compromettersi. I due che erano stati amici da ragazzi, che giocavano insieme, ad un certo punto ognuno cerca di recitare meglio il proprio ruolo. Mentre appunto De Cabrera, che aveva conquistato Alghero, si trova ad Alghero, chiede a Mariano ingiunge a Mariano di recarsi ad Alghero perché doveva dargli delle disposizioni. La risposta di Mariano IV, abbastanza nota, dice: io non vado da nessuna parte se non c'è un re o un figlio di re e che sia anche primogenito. Quindi De Cabrera per Mariano IV era un ammiraglio della corona d'Aragona, ma non gli rappresentava nulla, e quindi non si reca lui ad Alghero. Nel frattempo Mariano IV invece si arrea con i Doria e riconquista Alghero. Quindi anche Alghero torna nelle mani torna nelle mani genovese con l'alleanza di Mariano IV. A questo punto Pietro IV cerimonioso, che stava ancora a Barcellona, decide di venire lui personalmente in Sardegna ed è il primo sovrano aragonese che arriva in Sardegna nel corso della storia. Era venuto l'infante Alfonso, ma in qualità di infante, non era ancora re. Quindi possiamo dire che Pietro IV cerimonioso è il primo che personalmente vuole risolvere una volta per tutte la situazione che stava creando in Sardegna, in particolare Alghero. In effetti poi Pietro IV riuscirà con molta diplomazia
a riconquistare Alghero, alle dure condizioni però imposte da Mariano IV. Nel frattempo Mariano IV aveva iniziato la sua guerra contro l'Aragona, aveva già attaccato i territori, diciamo, quasi della nostra zona, lì passiamo a Decimo cattura Gherardo della Gherardesca e lo convince anche a passare dalla sua parte. Lo stesso pare che molti uomini delle ville della Trecenta e di Gipi, quindi anche del nostro territorio, preferivano stare più con la Borea che col comune di Pisa. Quindi siamo nel 1353. Vorrei soffermarmi un attimo sull'antefatto, cioè su questa rottura che c'è tra il giudicato della Borea e la corona d'Aragona. Cioè, sino a questo momento il giudicato della Borea, prima con Ugone, con Pietro, con Mariano IV, era stato un rapporto tutto sommato leale di fedeltà alla corona. Però c'è qualcosa che si rompe. Ed è la stessa cronaca di Pietro IV che ci dice: il giudice con tutti i suoi sudditi si ribellò contro di noi, contro la nostra signoria reale, ed inoltre spinse alla ribellione tutte le località nelle mani degli eretas. Gli eretas sono appunto quelli che erano stati infiudati dei territori della Sardegna, del regno di Cagliari e degli altri della stessa isola. In effetti, uno dei motivi di questa rottura è, come dicevo prima, è il fatto che il 3 settembre del 53 Bernardo e Cabello aveva convocato Mariano per impartirgli degli ordini, quindi per notificare alcuni adempimenti a quali il giudice della Borea doveva attendere in virtù dell'infiltrazione del giudicato. Quindi, siccome quello era uno stato vassallo, sarebbe dovuto recare da Bernardo Cabrera. E in questo momento, quindi, che lui si sente offeso, nasce in questo momento probabilmente la consapevolezza di una connotazione statale o statuale, e manda comunque al colloquio, manda dal De Cabrera, manda la moglie Timbora di Rocca Bertì, quindi non ci va lui, e chiede alla moglie di andare dal De Cabrera per vedere, insomma, cos'è che volesse. E quindi il 12 settembre questa coraggiosa giudicessa, moglie di Mariano, si reca ad Alghero dall'ammiraglio De Cabrera, che tra l'altro era anche suo cugino, era una catalana aragonese doc, quindi era una che con la Sardegna poteva avere niente a che fare. Però è chiaro, da quello che poi ci racconta lo storico Zuritta, è chiaro che Timbora di Rocca Bertì non solo era moglie, ma sposa completamente la causa del marito, in modo inequivocabile. Infatti l'incontro è inconcludente, tra l'altro da Cagliari arrivano notizie che Mariano sta continuando ad attaccare, che aveva appunto già invaso i territori del Cagliaritano. E torniamo alla Timbora di Rocca Bertì, che si presenta appunto nel convento di San Francesco ad Alghero, dei frati minori, e c'è lo Zuita che ci racconta: questa Timbora era una donna tanto orgogliosa e coraggiosa, ed era così d'accordo con la presa di posizione del marito che, uscendo dalla camera di Messer Bernard de Cabrera per andarsene, ed essendo quei messaggeri venuti da Cagliari nella sala girandosi per accompagnarla, il cavaliere disse: non vi basta d'aver accompagnato qui quelle notizie, ma vi prometto in fede mia che i primi a piangere il consiglio che avete portato a Messer Bernard sarete voi stessi, e non passerà molto tempo che ve ne accorgerete. Quindi è proprio Timbora di Rocca Bertì che non solo non si fa intimorire dalle Cabrera, ma dice: vi pentirete di tutto quello che state dicendo e di tutto quello che state facendo. E
lo Zurita infatti racconta, insomma, questa parola, dice, in effetti queste parole suonavano come una profezia, perché da questo momento che inizia una guerra che non è più una guerra tra un barone, tra un signore e un sovrano, ma è una guerra tra due stati a tutti gli effetti. Questa guerra che è stata paragonata anche alla nota guerra dei cent'anni tra Francia e Inghilterra, e che durerà una settantina d'anni da questo momento. Nel frattempo Pietro IV il Cerimonioso, che aveva riconquistato Alghero, e che da quel momento, dal 54, 1154, Pietro IV il Cerimonioso cosa fa? Manda via tutte le famiglie genovesi, sarde e dei Doria, d'Alghero, quindi espelle tutti, e ripopola tutte con persone catalane. E ancora oggi Alghero è una città catalana, in virtù di questo spopolamento di massa, di un ripopolamento con persone esclusivamente catalane ed esclusivamente fedeli alla corona d'Aragona. Siamo nel 54, nel 55 convoca il primo Parlamento. Questo è il primo Parlamento del Regno di Sardegna. Non tutti gli storici sono d'accordo nel chiamarlo primo Parlamento. Vi confesso che io sono inciampato due volte negli esami, prima con il professor Casula e sia con Bosco, proprio su questo Parlamento, perché nella storia dell'istituzione della Sardegna è fondamentale. C'è chi sostiene che non sia un Parlamento perché i bracci sono quattro e non tre, e soprattutto perché non c'è il donativo. I parlamenti sono una sorta di do ut des, io do una cosa a te e tu dai una cosa a me. Quindi i tre bracci stamenti, i tre bracci sono il braccio feudale, il braccio ecclesiastico, il braccio reale, chiedono qualcosa al re, il re consente e in cambio però vuole i soldi. Quindi vuole il donativo. In questo Parlamento non c'è donativo, quindi si configura come, dal punto di vista istituzionale, un Parlamento particolarmente anomalo. Adesso noi non interessa però entrare ovviamente in questo dilemma, quesito giuridico, ma non c'è dubbio che tutti convergono sul fatto che questo Parlamento serve per questa conferma dell'accettazione della sovranità aragonese attraverso il giuramento di fedeltà e di obbedienza di tutti i signori dell'isola. Non si presenta per esempio Mariano IV al Parlamento, manda un delegato. Non si presentano i pisani del nostro territorio perché si danno per malati, quindi molti sono gli assenti rispetto ai convocati. E soprattutto non ci sono richieste di vario tipo. Le costituzioni di questo Parlamento sono di tipo quasi, come dire, che invitano i feudatari, per esempio, a risiedere nei feudi, cosa che non faranno. Ci sono poi pene più severe, insomma, per chi si ribella, c'è il tema delle ribellioni degli ostaggi, c'è il tema degli approvvigionamenti, sono tutta una serie di disposizioni che non si configurerebbero come un vero e proprio Parlamento. Ma andiamo avanti, in questi anni si ottiene anche la cosiddetta pace di Sanluri, c'è un'altra rivolta baronale, Mariano IV con Pietro IV il Cerimonioso si accordano nella cosiddetta pace dei Saluri e tutti i territori vengono restituiti alla corona, quelli occupati da Mariano. Dal 55 sino al 65 circa sono 10 anni di pace, quindi il periodo più importante dal punto di vista culturale, artistico, del giudicato di Arborea o del regno di Arborea. È in questo momento che viene redatta anche la Carta dei Luoghi, promulgata poi dal regno di Arborea. Quindi diciamo un periodo florido per questo giudicato, per il nostro giudicato. Ma nel 65 il conflitto riprende.
perché Mariano IV ormai ha maggior consapevolezza della propria sovranità, forse anche vengono notizie anche della guerra tra due stati, Inghilterra e Francia, la cosiddetta guerra dei cent'anni. Quindi in questo clima, diciamo, europeo, dove la Sardegna è giudicata di Brera, è al centro, quindi non è in disparte, Mariano IV coltiva quindi questo sogno nazionalista, cioè di fare tutta la Sardegna un regno tutto sardo. Ovviamente c'è il problema istituzionale, perché il Papa, Bonifacio VIII, aveva dato a Giacomo II in feudo il cosiddetto Regno di Sardegna e Corsica. E questo era un problema. Quindi ci sono anche dei contatti. Mariano IV cerca anche di contattare il Papa Urbano V, che ricordiamo è ad Avignone, e che sperando di avere un'investitura al posto appunto della corona d'Aragona, ma questo tentativo non riesce. Iniziano varie fasi di guerra. Pietro IV, il cerimonioso, manda Pietro Martinez de Luna, che riesce anche a penetrare nell'Arborea, ma viene poi sconfitto dalle truppe arborensi nella battaglia presso Sant'Anna ad Oristano. E questo è un momento molto importante per Mariano IV, perché riesce a conquistare praticamente tutta la Sardegna, tranne Castro, quindi Cagliari, Sassari e Alghero. Poi riuscirà anche a conquistare Sassari, con le due città che resteranno sempre in mano catalano-aragonese, saranno solo Cagliari e Alghero. Mariano IV però muore nel 76, e non riuscirà quindi a coronare questo sogno di fare un unico regno di Sardegna tutto sardo. Nel Pantheon della chiesa di San Gavino a Monreale si conserva questa sua immagine in un peduccio, scolpita appunto lui con la corona sul capo, mentre con la mano sinistra stringe lo scettro regale che reca lo scudo araldico col simbolo dello stato dell'albero dell'Avicato. A Mariano succede il figlio Ugone III, è una personalità ancora strana, ancora da capire. Quello che ha fatto di buono pare che sia solo di far sposare la figlia Eleonora d'Arborea con Branca Leone Doria, abbastanza avanti con l'età. Per capire l'importanza anche dello stato giudicale, Ugone III, forse era un crudele tiranno, forse era un po' malato, anche non si sa, non si conosce bene, o forse un po' dispottico. In ogni caso, nell'83 viene accusato di tradimento e viene pugnalato insieme alla figlia, gettato in un pozzo ancora vivo con la lingua tagliata. No, questa è la fine che fa Ugone III, figlio di Mariano IV. Si pone il problema della successione. La successione è solo per via maschile. Non esiste la successione per via femminile, quindi la legge salica, ne abbiamo parlato, e questo avviene anche nei feudi, anche se poi i feudi avranno dei correttivi e riusciranno anche le donne ad avere l'ereditarietà del feudo. Ma inizialmente non era consentito. Quindi questa morte violenta, dato nel pozzo di Ugone, è poi il problema della successione. E quindi la corona di Logo, quindi il Parlamento dello Stato arborense, elegge a regnare il figlio di Eleonora, Federico, che era primogenito, quindi figlio di Eleonora d'Arborea e Branca Leone Doria. È un bambino, ancora 6 anni, e quindi la reggenza viene assunta da Eleonora, la nota Eleonora d'Arborea. Il mito di Eleonora nasce nell'Ottocento, quasi per analogia con la Giovanna d'Arco,
nella lotta appunto tra Francia e Inghilterra, ed è un mito, secondo il professor Casolo, un po' troppo esagerato, un po' troppo enfatizzato. In effetti fu un personaggio normale che governò, insomma, anche con poca visione politica, al contrario invece di Mariano IV e del suo rivale vicerimonioso. Quindi questa è un po' la genealogia dei figli di Mariano e di Timbora di Roccabertì. Quindi Ugone muore, abbiamo quindi i figli di Eleonora, Federico, prima, sente il microfono? Sente il vicino di Lussè. Si sente? Sì, sì. Sì, questa è l'immagine di Giovanna la Pazza, di Bartolomeo Castagnola, che è stata considerata sino a pochi anni fa l'immagine di Leonora della Borea, perché sull'onda anche dei falsi della Borea qualcuno c'è scritto Leonora, eccetera, eccetera, Borea. Giovanna la Pazza, che la figlia di Ferdinando II d'Aragona, Isabella di Castiglia, e madre di Carlo, del grande Carlo V, che questo quadro si trova in Sardegna, quindi qualcuno ci ha scritto Leonora della Borea nell'Ottocento, quindi questa immagine compare un po' in molti libri, in molte pubblicazioni, ancora oggi molti la credono che sia Leonora della Borea, ma non è il suo ritratto. E il ritratto di, appunto, come dicevi tu, Antonello, di Giovanna la Pazza, quella che non era sana di mente, poi forse non è vero. Quindi dicevo, c'è il problema della successione, quindi prima Federico, poi Mariano, e poi vedremo anche Guglielmo di Narbona, che è un nipote di Beatrice, un'altra sorella di Eleonora, quindi della famiglia, diciamo, dei figli di Mariano e di Timbora di Roccabertì. Quindi prende le redini come reggente Eleonora da Borea, che in quel momento aveva sposato, appunto, si sposano molto tardi, lei ha 36 anni, è un matrimonio, come dire, di quelli combinati, un matrimonio per interesse, i Doria sono una potentissima e ricchissima famiglia della città di Genova, della Repubblica di Genova, Eleonora con il marito Brancaleone Doria vivono prima a Castel Doria, Castel Genovese, oggi Castel Sardo, e poi si trasferiscono a Genova a fare la bella vita. E improvvisamente, quando appunto il fratello viene ucciso, buttato nel pozzo con la lingua tagliata, la padrona del luogo la chiama per la reggenza. Il problema è che i Doria, cioè il marito, aveva dei feudi e quindi era un vassallo della corona, mentre tutta la lotta di Mariano, la lotta nazionalista di Mariano, regionalista, indipendentista di Mariano IV, puntava alla sovranità della Borea, lui continuava a restare, come Brancaleone Doria, un vassallo, quindi un suddito della corona.
e questo era un problema di non poco conto dal punto di vista giuridico. Quindi Brancaleone Doria va a Barcellona, cerca di mediare, cioè, lo scaltro, qual era come politico il cerimonioso, lo chiama a Barcellona e lo fa arrestare. Lo fa arrestare e lo trattiene in carcere, poi lo trasferisce a Cagliari e rimarrà chiuso per almeno 6 anni nella torre di San Pancrazio a Cagliari. Quindi si trova Eleonora da Borea, si ritrova col marito in carcere a dover condurre questa battaglia nazionalista dello Stato di Arborea che aveva iniziato appunto il padre. Nel 87 muore il figlio giudice che ha appena 10 anni e il trono passa all'altro figlio di Eleonora, Mariano, che però ha 9 anni. E quindi ancora Eleonora d'Arborea mantiene la reggenza dello Stato. In quell'anno però muore anche il grande sovrano scaltro politico Pietro il Cerimonioso e arriviamo nel 1388 con Eleonora che deve risolvere il problema della prigionia del marito e a un certo punto Eleonora è costretta a firmare un trattato di pace con la corona d'Aragona che prevedeva la restituzione di tutti i territori occupati da suo padre, cioè da Mariano, e quindi un ritorno allo status quo quasi alla 1353. Quindi tutta la Sardegna che era stata occupata da Mariano e poi Lotta conseguita da Eleonora vengono restituiti alla corona. Ma il marito, Brancaleone Doria, non viene rilasciato subito. Per rilasciato dopo 2 anni, nel 1390. Quindi la provocazione, come dire, della corona catalana-aragonese continua nel non mantenere gli accordi. È un trattato approvato dai sindaci della città, delle curatorie, delle incontrade. Manca più una diapositiva, non so perché. Questo trattato è un rotolo di 9 metri, si conserva nell'archivio comunale di Cagliari, sono 17 pergamene, sono migliaia di linee di scrittura, è un trattato molto, molto lungo ed è molto importante perché sono allegate a questo trattato, quindi non è che firma solo Eleonora. Il re aragonese, il successore Giacomo I d'Aragona, ma firmano tutti i rappresentanti dei villaggi, ci sono circa 3.500 nomi e cognomi e circa 300 toponimi della Sardegna medievale ed è firmato ovviamente anche dal Giovanni I d'Aragona l'8 aprile 1388 nel monastero di Valdonzella presso Barcellona. Quindi Brancaleone, siamo nel 90, esce finalmente dal carcere dopo aver firmato il trattato 2 anni prima, ha 53 anni, è un uomo molto grosso Brancaleone Doria, e di loro ne ha 50. Si erano sposati nel 76 solo per convenienza politica. Anche Brancaleone, ormai è un uomo che ha vissuto il carcere, era suddito della corona d'Aragona, ma anche lui a un certo punto cambia la sua visione, la sua posizione politica, e un po' come aveva fatto Timbora di Rocco Alberti, in questo caso è Brancaleone Doria, marito di Eleonora, che sposa pienamente la causa sardista, la causa nazionalista. Quindi cambia posizione e sostiene in modo incondizionato la causa arborense. C'è questa frase molto bella che va appunto a proferire alla corona, dice: ben sapete che noi signoreggiamo per conto della casa di Arborea, questa signoria non l'abbiamo avuta da re o regina e da loro non siamo tenuti ad obbedire come baroni di Sicilia.
in qual casa di Arborea detiene da 500 anni questa signoria nell'isola. Quindi è chiario che Brancaleone Durio dice: noi questo giudicato, questo regno non ce l'ha dato nessuno, ce l'abbiamo da almeno 500 anni. Vi ricordate un po' l'origine dei giudicati? Intorno al 9-10 secolo abbiamo un'origine ancora non chiarissima dei giudicati, però sicuramente non è frutto di un intervento diretto papale, anche se con Gregorio VII ci sono delle minacce, però è uno stato che non è stato appunto mai, non ha avuto grandi interferenze se non a metà del 1150 con Barisone, con interventi anche imperiali, però di fatto è un regno che non ha avuto mai grosse interferenze. Quindi Brancaleone Doria, una persona molto già avanti con l'età, molto grosso, dice che quella pace era stata estorta malvagiamente, con grande tradimento e violenza, quindi mobilita tutto l'esercito possibile, marcia verso Cagliari con 10.000 fanti che rispondono, a suo fianco cavalca anche il figlio Mariano, si dirige verso Sassari, occupa Osilo, Castello della Fava, Galtellì, tutta una serie di località sino a Longosalto, di Santa Teresa di Gallura. Di fatto riesce a riconquistare, insomma, cavalcando, lui si è vestito di rosso, cavalcando sempre col figlio a fianco, riesce a riconquistare gran parte della Sardegna, tra cui anche Iglesias, dove anche gli abitanti di Iglesias, al grido di Arborea, Arborea, vogliono passare appunto dalla loro parte. Tant'è che i catrani aragonesi si rifugiano nel castello di Salvaterra. Nel 92, quindi, c'è questa Brancaleone che annuncia Teofante con l'idioma sardista, quindi lingua sarda, che per ritornare alla situazione precedente, alla pace, manca solo Longosalbo. Quindi il regno di Sardegna torna a essere tutto nelle mani dell'Arborea, e manca ancora una volta Cagliari e Alghero. Nel frattempo Mariano compie 14 anni, sta per diventare giudice, e nel 92 è anche la nota promulgazione, giorno di Pasqua, 16 marzo 1992, c'è anche la promulgazione della Carta dei Logu, che resterà in uso, come ce ne aveva parlato anche per Lugli, sino al codice Feliciano di Carlo Felice del 1827, il codice penale di 1827, che verrà estesa poi a tutta la Sardegna. Intanto c'è la morte di Eleonora e di Mariano V. Quindi forse muore di peste, siamo sempre a cavallo tra 300 e 400, la morte nera continua a passare e ripassare in Europa. Muore anche Giovanni I, Giovanni detto il cacciatore, proprio una battuta di caccia. Muore anche Eleonora. E al trono sale Martino, Martino il Vecchio. Chiede che sia mantenuta una certa tregua perché la situazione è veramente molto complicata. E dopo la morte di Mariano V, che il figlio di Eleonora, Brancaleone Doria, tra l'altro i catalani aragonesi accusano, vero o non vero, che sia stato proprio il padre ad uccidere il figlio, perché Brancaleone Doria forse ambiva, e non c'è dubbio che ambisse, a diventare lui giudice, che aveva sposato la causa nazionalista della moglie, che ambisse a diventare lui sovrano non solo della Borea ma di tutta la Sardegna, e resta il sospetto che sia stato proprio lui ad uccidere il figlio. Ma vero e non vero questa ipotesi, sta di fatto che resta il problema serio della successione. Quindi torniamo alla genealogia della famiglia di Eleonora e di Mariano IV. Quindi a questo punto la corona, il regno, passa al nipote della secondogenita o terzogenita, secondo il professor Casula lo chiama terzogenita, di Beatrice, quindi la sorella di Eleonora, che aveva sposato Amerigo di Narbona, un francese, grande famiglia appunto della costa meridionale della Francia. Questa è tutta la genealogia, quindi da Uone III passiamo a Pietro III, Mariano IV, Ugone III, Eleonora come reggente, Federico, Mariano
e poi Guglielmo III di Narbona Bassi, l'ultimo giudice, abbiamo quasi terminato, l'ultimo giudice del regno di Arborè. Vediamo cosa fa Guglielmo III di Narbona. Quindi arriva lui in Francia, nel frattempo viene nominato reggente giudice di fatto Leonardo Cubello, ovviamente con l'opposizione di Brancaleone Dura, che invece il marito di Verona sperava finalmente di diventare lui giudice. La corona però non accetta, tant'è che si indispettisce Brancaleone e si ritira nel castello di Roccadoria e quindi scompare dalla scena politica sarda. Intanto nel 1409 viene intronizzato Guglielmo di Narbona Bassi, era arrivato a dicembre del 1408, e viene quindi incoronato non solo re di Arborea, ma anche conte di Goceno e visconte di Basserno. Quindi ormai siamo arrivati quasi alla fine dello scontro di questa guerra tra la corona d'Aragona e il giudicato di Arborea. La situazione è sempre molto in bilico. Abbiamo morto quindi il cerimonioso, morto Giovanni Cacciatore, al trono abbiamo Martino il Vecchio, il quale manda suo figlio, re di Sicilia, Martino il Giovane, con un potente esercito alla guida di Pietro Torrelles. La battaglia inevitabile, la battaglia più importante, la battaglia di Sanluri, che sono abbastanza note perché ogni anno fanno anche delle manifestazioni in merito. In questa battaglia campale, quindi fra i due eserciti, avere la meglio, una battaglia in cui probabilmente l'esercito arborense aveva anche una superiorità nei numeri, 17.000 fanti, 2.000 cavalieri, anche francesi, perché appunto portati dalla località del Narbona, appunto del giudice. Questa battaglia che è stata ricostruita nei dettagli, abbiamo tutta una serie di informazioni anche a che ora si inizia, ma sostanzialmente l'esercito della corona d'Aragona riesce a dividere il fronte arborense in due parti. La prima parte viene rincorsa e uccisa, la seconda parte viene si sfalda in ulteriori due parti. Una parte si rifugia verso il castello di Sanluri, ma vengono uccisi, e una parte invece alla guida del giudice Guglielmo di Narbona si rifugia invece fortunosamente nel castello di Monreale a Sardegna, e quindi si salvano. Quindi siamo nel 1409, questa è la battaglia che determina di fatto la sconfitta finale del giudicato di Arborea, anche se non tutto sembrerebbe concluso. Intanto Martino il Giovane, che appunto aveva partecipato alle operazioni di guerra, muore di malaria. C'è anche una leggenda, la cosiddetta Bella di Sanluri, pare che sia morto perché per festeggiare la vittoria sulla battaglia di Sanluri gli viene offerta questa bella ragazza, questa bella fanciulla, e quindi dopo aver passato tutta la notte con questa ragazza a fare l'amore con questa ragazza sarebbe talmente, insomma, si è indebolito che sarebbe morto. Ma questa ovviamente è una leggenda che ha appassionato sempre. C'è forse anche un fondo di verità, insomma, non nei dettagli, no, però probabilmente c'è anche un fondo di verità. Quindi Martino il Giovane viene sepolto Cagliari, viene sepolto nella cattedrale di Cagliari. Questo è il monumento funerario che viene realizzato successivamente da Giulio Aprile nel 600, e qui insomma c'è la salma sicuramente è stato ritrovato anche recente questi ultimi anni, sicuramente c'è la salma di Martino il Giovane. Ovviamente il monumento è successivo. Quindi abbiamo già parlato della Bella di Sanluri, Guglielmo riesce a rifugiarsi, torna in Francia per cercare di
vedere se è possibile avere dei rinforzi. Nel frattempo però Leonardo Cubello, che è giudice di fatto, se non di diritto, fa un accordo con la Corona d'Aragona, con Martino il Vecchio, e ottiene in cambio della resa del giudicato, ottiene in cambio il titolo di Marchese di Oristano, quindi il Marchesato di Oristano, che era formato allora dai tre campidani di Cabras, Milis e Simagis. Quindi c'è qualche sospetto un po' di tradimento. Questa è la posizione che assume Leonardo Cubello nel 1410. Nel frattempo c'è una crisi anche dinastica anche in Catalogna, abbiamo detto che Guglielmo era tornato in Francia. Ci sono dei tentativi in questi 10 anni, tra 1410 e 1420, per vedere un po' cosa si può fare. Ad un certo punto Guglielmo III di Narbona Bassa, quindi questo personaggio francese che improvvisamente si è trovato ad esercitare il titolo di giudice del regno di Alborea, fa un accordo con Ferdinando I di Anteguerra, che è della dinastia di Trastamara, e vende le proprie prerogative sovrane del giudicato di Alborea al prezzo di 100.000 fiorini d'oro. Finisce così, dopo 5 secoli, il glorioso regno giudicale e il sogno di una nazione sarda. Quindi è chiaro che la Catalogna, o meglio, il regno catalano-aragonese, o la Corona d'Aragona, perde tutte le risorse, ha speso tutte le risorse in questi 100 anni di guerra, e soprattutto andrà, mentre dal 1100 circa i sovrani sono tutti conti di Barcellona, quindi della casa barcellonese, e quindi catalani a tutti gli effetti, da questo momento, con Ferdinando I di Trastamara, quindi castigliani, la Corona d'Aragona perderà la sua importanza. Molti storici sardi e anche catalani si confrontano, in effetti viene distrutta l'idea nazionalista della Sardegna, ma anche la Catalogna perde o inizia a perdere quel potere che aveva avuto precedentemente. Ferdinando I, successore sarà Ferdinando II d'Aragona, che si sposerà con Isabella di Castiglia 1469. 1479 i regni di Castiglia e di Aragona si uniranno, e qualche anno dopo nascerà la grandissima Spagna di Carlo V, che andrà a conquistare il mondo. Ma è chiaro che questi due regni, quindi Aragona e quello sardo, si sono distrutti a vicenda. Che ore sono? È presto. Vai tranquillo. Lanciate qualcosa. Quindi siamo arrivati al 1420. Ricordo questo, il primo parlamento, quindi da Alfonso il Magnanimo. Da questo momento la storia della Sardegna cambia. Quindi abbiamo questo parlamento di Alfonso il Magnanimo, che deve pagare quei 100.000 fiorini d'oro a Guglielmo III di Narbona. Quindi organizza, convoca il parlamento con i tre bracci ostamenti, e la richiesta del sovrano è quella di avere il donativo. Il donativo, che viene definito, ci sono tutta una serie di casi, che volesse approfondire, ci sono questi acta curiarum a cura stampate con il Consiglio regionale, quindi abbiamo tutti i parlamenti della storia della Sardegna. Quindi chi volesse approfondire, tra l'altro questi sono anche gratuiti, ci sono anche liberamente su internet, quindi chi volesse approfondire questi argomenti. E il Parlamento, quindi presieduto personalmente da
Alfonso il Magnanimo stabilisce di versare in 5 anni 50.000 fiorini, 10.000 fiorini per ogni anno. Ovviamente Alfonso il Magnanimo accoglie tutte le richieste dei tre bracci estamenti. L'ultimo colpo di cuore, possiamo chiamarlo, dal punto di vista della guerra guerreggiata, della rivoluzione indipendentista-sardista, è quella che lega appunto la rivolta baronale di Leonardo de Alagon alla storia precedente. Tutta una storiografia tradizionale, partita dall'Ottocento, anche col Catarrasti, poi i primi del Novecento, vede appunto anche in questa rivolta un sogno nazionalista della nazione sarda, questa di Leonardo de Alagon. In effetti però si tratta di un suddito, di un vassallo che non si pone contro il re, ma si pone contro il viceré e soprattutto per motivi personali con i Carros, che non vanno per nulla d'accordo. La storia di questa battaglia, la famosa battaglia di Macomer, perché la lite che c'è tra il viceré, la figura del viceré viene introdotta nel Parlamento di Alfonso il Magnanimo. Prima si parla di luogotenenza, si parla di governatori, suddivisione capo di sopra, capo di sotto, capo di Cagliari e di Gallura, capo di Sassari. Quindi da questo momento possiamo parlare di una Sardegna istituzionalmente più definita, con il Parlamento e con il viceré, che ha un ruolo ben specifico. Il viceré in questo momento è rappresentato da Niccolò Carros, che entra in conflitto anche per motivi ereditari dello stesso feudo con Leonardo de Alagon, che aveva sposato una Cubello. Si arriva quindi a questa battaglia di Macomer, dove Leonardo Cubello viene sconfitto, riesce tuttavia a fuggire, a scappare, ad imbarcarsi anche verso Genova, ma lì, mentre sta raggiungendo Genova, viene tradito e portato a Valencia, dove rinchiuso nel castello, morirà poi nel castello di Valencia, in questa rocca appunto vicino a Valencia, castello di Giatiba. E il marchesato di Oristano verrà requisito dalla corona aragonese e resterà sempre un feudo della corona, tant'è che anche quando i Savoia prenderanno il regno di Sardegna, i Savoia, oltre che vantare il titolo di re di Sardegna, re non erano, vanteranno anche quello di conte del Gorcella, del marchesato di Oristano. Un attimo per capire meglio i sistemi feudali possiamo suddividere in due periodi. Il primo è quello del 1324-1355, in cui appunto le concessioni feudali sono addirittura 145, cioè l'infante Alfonso deve omaggiare, deve premiare i compagni di Ventura, quelli che hanno finanziato e hanno partecipato all'operazione di conquista della Sardegna. E quindi, seguendo una concezione feudale che ha origine con Carlo Magno, tutti gli accompagnatori, tutti i finanziatori vengono premiati con la concessione di feudi. Ma la guerra del 1355 in poi farà modo che molti di questi signori, di questi infeudati di territori della Sardegna, a un certo punto scappano, se ne tornano in Aragona, Catalogna o Valenza o erano anche maiorchini. Il secondo sistema feudale invece è un po' più certo. Siamo nel dopo la battaglia di Sanluri, le infiltrazioni diminuiscono, prima erano addirittura 145, qui sono molto meno, siamo a circa 36 atti di infiltrazione. E sono quelle stabili che dureranno sino alla fine del feudalismo, fino al 1838-40.
Tutto il territorio verrà infilato a esclusione delle città regge, che invece dipendono direttamente dalla corona, quindi Cagliari, Gresa, Sassari, poi successivamente anche Castelsardo, e poi Oristano, Bose e Alghero. Quindi queste sono le città in cui i feudatari non hanno nessun titolo, che dipendono direttamente tramite quegli statuti che ogni comune avrà di autogovernarsi. Tornando al nostro territorio, alla collettività di Gippi, noi non abbiamo molte informazioni. Sicuramente negli anni 26-35, quando il nostro territorio è nelle mani della Repubblica di Pisa, i catalani, i feudatari catalani, che sono dei provocatori, iniziano a molestare ovviamente il popolo anche che abita, quindi a molestare un po' i pisani. I pisani, tra l'altro, non si, come ho detto, non si erano neanche presentati al Parlamento del 1355. Soprattutto sembra che la popolazione, emerge dai documenti di Gippi, e quindi anche di 300, ma noi stiamo parlando di Gippi, non piacessero molto i pisani e preferivano gli arborensi, anche per avere un unico padrone. Io ho parlato a lungo una volta di questa composizione del 1359, è una composizione, quindi un registro di tutte le rendite della curatoria di Gippi, ci sono quindi tutte le ville, quanto deve pagare ciascuna villa, quanto devono pagare determinate persone in base al loro censo, al loro reddito. Abbiamo fatto insomma una lunga panoramica. Quello che vorrei aggiungere oggi è che probabilmente questa composizione, siamo nel 1359, che c'è scritto nella composizione di Costantino Sardo, ma è pisano, che scrive, che quindi appura quali sono le rendite di queste ville, è probabile che questa composizione, quindi questo registro, questa stima, sia non tanto finalizzata a far pagare agli abitanti di queste ville, al comune di Pisa, quanto una stima per poter poi cedere questo feudo, diciamo, al miglior offerente, forse agli Arborea e forse alla stessa corona. Questa è un'ipotesi che nasce da tutta una serie di documenti, anche recenti, che ci porta a vedere in questa composizione pisana, quindi una sorta proprio di analisi delle rendite per poter poi eventualmente passare alla cessione e alla vendita. In effetti abbiamo un altro documento del 63, quindi la composizione del 59. Nel 63 c'è questo documento dove Mariano IV, che ha iniziato la sua battaglia nazionalista, che ha invaso già il Campidano, quindi ha già invaso i territori anche pisani che erano stati maltrattati dagli Arborea. Grazie agli Arborea la Corona d'Aragona era riuscita a sconfiggerli. Forse c'è un accordo, perché c'è un prestito che viene concesso di 16.000 libri fossili, viene concesso da Mariano IV proprio alla Repubblica di Pisa. Non sappiamo poi l'esito di questo prestito, ma anche questo è un altro indizio che ci fa fare delle ipotesi. Un'altra cosa invece certa è che probabilmente Pisa e Arborea c'è qualcosa che si rompe, per questo Filippo Sala, che è un vicario pisano di Gippi di 300, viene catturato, portato a Saluri ed impiccato proprio da Mariano IV. Quindi anche su questo bisognerebbe fare una riflessione. Quindi tutto il nostro territorio di Gippi, noi ci interessa il Gippi di 300, ma soprattutto Gippi, in questa fase insomma, di questa guerra tra la Corona e Arborea, tutto il nostro territorio viene saccheggiato e precipita insomma in una situazione particolarmente drammatica. Carestia, difficoltà economiche portano sicuramente allo spopolamento del nostro territorio. Nel 1409, e un po' questo, iniziamo a avere dei documenti, quindi abbiamo un territorio ormai spopolato, in balia di bande di pastori pelloricini,
è un territorio che è nella facoltà della, della corona, però di fatto non è stato ancora infeudato. È probabile che proprio in questo momento, quindi all'inizio del 400, che tutti questi abitanti delle ville vicino a Decimo Puzzo, quindi Fanali Susu, Fanali Ios, Decimo Puzzo, Gipi Ios e Issu, ma forse anche San Pietro, forse anche anch'essa, confluiscano tutti sul Decimo Puzzo, perché Decimo Puzzo è l'unica villa, diciamo, del territorio che sopravvive da allora sino ai giorni nostri. E a confortare questa ipotesi, soprattutto questo documento del 1414, dove Giovanni Sivilleri, che poi vedremo era stato infeudato della parte Ipis o parte Ippi, quindi della ex curatoria di Gippi, questo documento tradotto da poco da Francesco Vitis, ma conosciuto già da tempo, che chiede di poter costruire una casa, quindi un castello a Villassor, perché la villa è spopolata, quindi anche Villassor è spopolata, e chiede di costruire questa dimora fortificata vicino alla chiesa parrocchiale di Santa Maria. E qui in questo documento, conservato all'archivio arcivescovile di diocesano di Cagliari, si parla di un territorio devastato dalla guerra, dalla ribellione dei Sardi, da oltre 50 anni, e che a causa degli omicidi, delle stragi, degli sconvolgimenti, dei danneggiamenti che gli vengono commessi e perpetrati da alcuni uomini ancora ribelli che scendono dalla Barbagia, alcuni hanno timore di andare in quella villa. Quindi questa è la traduzione un po' di quello che parla questo documento del 1414. In effetti, quindi nel 1414 c'è anche l'atto di infiltrazione, quindi Guglielmo di Tirrea, che allora procuratore reale, che concede in feudo a Giovanni Sivilleri la contrada di parte Ipis, che in questo momento è composta dai villaggi di Villassor, Serramanna e di Decimo Puzzo, più tutte le altre ville che sono citate nel documento che sono popolate. Questo, se volete vedere, c'è anche nel mio libro sulle risposte, c'è una sintesi insomma, di queste informazioni. Quindi, con quest'atto di infiltrazione, da questo momento il nostro territorio passa nelle mani di Giovanni Sivilleri come feudatario. Non comprende Villa Cidro ancora, mentre Villa Cidro verrà inglobato successivamente nel 1420, quando Alfonso confermerà la concessione del feudo del 1414. Questo è un po' la ricostruzione sinottica e sintetica del Giovanni Sivilleri, che nel 1814 ottiene in feudo Decimo Puzzo, Serramanna e Villassor, 1420 Villa Cidro. Giovanni Sivilleri non ha figli maschi e la figlia andrà a sposarsi con Giacomo de Besola, che era feudatario della Tregenta. Nasce poi una, nel 400 nascono molte liti tra cognate di parenti, sino a quando il feudo viene diviso in due parti. Il feudo di Villa Cidro, che comprende anche Serramanna, andrà a Eusebio di Gerpi. Il feudo di Villassor viene concesso invece a Giacomo Alago, che comprende solo Villassor e Decimo Puzzo. Poi Valermosa verrà aggiunta nel 1645 da Blasco Alago, che la fonda appunto in quell'anno. Questa è un po' la sintesi della Leonardo Giacomo Alago è fratello di Leonardo Alagon, che aveva combattuto nella battaglia di Macomer, quindi sconfitto lui finirà i suoi giorni nel castello, incarcerato nel castello di Valencia, ma anche Salvatore viene accusato, poi viene in qualche modo assolto, e che sposando Isabella Besora andrà a ereditare il feudo appunto di parte Ipis, e che terrà sino al passaggio decisivo nel 700. Quindi questa grande famiglia degli Alagon che andranno a caratterizzare insomma, la storia del nostro territorio, su cui torneremo più volte su questi argomenti. Volevo concludere
con questo documento del 1000, no, con questo documento, con questi 20 documenti che si conservano nell'archivio di Stato, datati dal 1479-1485, che ci parlano della parrocchia di Decimo Pozzo. Sono 20 carte, tutti registrati, quindi c'è una sintesi, ho fatto una sintesi di tutti questi documenti. Non sono riusciti a leggerli interamente, anzi sono riuscito a leggerli in modo molto parziale, avrò bisogno di aiuto, quindi sto cercando di trovare chi mi aiuterà, forse ho già trovato. E in questi 20 documenti si parla un po' di Decimo Pozzo, delle situazioni pozzesi riferite alla parrocchia. Ci sono delle monitorie matrimoniali, quindi pubblicazioni di matrimoni che vengono esposte in chiesa, quindi chi è contrario deve riferire la contrarietà. Ma soprattutto c'è una lite tra l'arcivescovo di Cagliari e il rettore di Decimo Pozzo sul pagamento delle decime. E soprattutto il rettore, il parroco, sembra che non rispetti le direttive del vescovo. A questo punto si arriva a tutta una serie di lettere e di documenti, sino a quando la vita della comunità è ampiamente turbata, e questo Gian Fortesa, che è dottore canonico della cattedrale di Cagliari di Cagliari, dell'arcivescovo di Cagliari, a un certo punto fa pronunciare anche la sentenza di scomunica sia contro tutti i parrocchiani pozzesi, in quanto sono obbligati a versare quanto dovuto, cioè a versare le decine. Si arriva quindi ad un accordo finalmente, dove questo Paulis, che si comportava come fosse lui il curato della villa, riesce in qualche modo a farsi da parte, e anche questi signorotti locali che appoggiavano il parroco, che non era d'accordo con il vescovo, in qualche modo si trova una pacificazione. Questa è un po' una sintesi, insomma, molto, molto sintetica di questi 20 documenti che spero, insomma, di pubblicare nella mia prossima pubblicazione. Io non ho che da ringraziarvi per l'attenzione, per la pazienza. Se dovete fare qualche domanda. Se non è tardi, visto che nessuno se ne è andato via. È un discorso che si parla sempre di Regno di Sardegna e Corsica. Sì. La Corsica, Salvini, è rimasta sempre sotto Genova. Sì, si parla in Regno di Sardegna e Corsica. La Corsica non verrà mai conquistata. Quando parlo di un regno inventato da Bonifacio VIII con l'investitura del 5 aprile 1297, è un regno, lui ne aveva creato anche altri, Bonifacio VIII e quel Papa, insomma, immortalato anche da Dante, con lui finisce la filosofia teocratica. Il papato, dopo di lui, eserciterà un potere sicuramente diverso, ma Bonifacio VIII verrà anche schiaffeggiato, umiliato, quindi finisce, insomma, quel potere temporale iniziato nel periodo VII. Lui si inventa questo regno come se ne inventa anche altri, e poteva anche finire così sulla carta, tant'è che Giacomo II inizia la conquista dopo 26 anni. Si chiamerà sempre Regno di Sardegna e Corsica. In tutti i documenti continua a chiamarsi sempre Regno di Sardegna e Corsica. Qui serve una precisazione: i titoli di un Stato non hanno mai niente a che vedere con l'entità geografica. Cioè, quando parliamo di Francia nel Medioevo, ma anche oggi, noi oggi identifichiamo uno Stato con la legge, cioè la Francia è quella, la Spagna è quella, e quindi la nazione francese. Cioè, i titoli non vanno collegati direttamente a una situazione geografica. Questo è un titolo di Sardegna e Corsica che resta così sino al 1500, sino alla Reale Udienza del 1509, mi pare. Comunque sino al matrimonio di Ferdinando II d'Aragona e Isabella di Castiglia, dove nei documenti comparirà solo il Regno di Sardegna. E resterà il Regno di Sardegna fino al Regno d'Italia 1861 e poi Repubblica Italiana nel 1947.
però la Corsica non verrà mai mai conquistata, ci tenteranno di conquistarla ma non verrà mai conquistata. Quindi il titolo Regno di Sardegna e Corsica lo prendiamo per buono dal 1297 sino al matrimonio di Isabella di Castiglia, sino all'unione 10 anni dopo il matrimonio 1479. Poi nei documenti non comparirà mai più la Corsica. Regno di Sardegna nel 1720 sulla base del Trattato di Londra del 1718, il Regno di Sardegna andrà ai conti e ai principi di Savoia che assumeranno il titolo di re di Sardegna, che non avevano, che non hanno mai avuto prima della, se non quella parentesi siciliana. Sì. Hai detto, l'avevo letto da anche altre parti, che rimane in vigore se la quasi alla profeta, no? Un po' prima. Un po' più prima. Bisogna perdere il 48, quindi il 1827 il codice emanato da Carlo Felice, il codice penale. Si spiega che gli spagnoli abbiano mantenuto comunque come nella circolazione arborense, nonostante poi gli arborei non si fanno più. Cioè ci sono circa due secoli e mezzo. Come si spiega? La Carta dei Logu è un documento dal punto di vista giuridico fatto talmente bene, talmente perfetto, chiamiamolo così, che resta in vigore, non solo resta in vigore nell'Arborea, ma viene estesa tutta la Sardegna lignicola. Noi abbiamo una concezione ovviamente denigratoria nei confronti, giustamente o meno, degli spagnoli, sono, diciamo, gli spagnoli che ci hanno dominato. In effetti la Sardegna non è una colonia della Spagna. La Sardegna è un suo Stato, un suo regno, un suo Parlamento, si governa da sé. Cioè le ingerenze della corona d'Aragona, l'Aragona muore con l'Arborea, ma l'ingerenza della corona di Castiglia, della Grande Spagna, è limitatissima. Cioè non c'è una sorta di colonialismo, anche il feudalismo nelle sue forme peggiori, chiamiamole così, viene denigrato, soprattutto nell'Ottocento è di moda parlare male del 1700, 800, parlare male del feudalismo, dei feudatari, eccetera. Però è un sistema che poteva anche avere degli impulsi interni di cambiamento, in quanto la corona di Castiglia con la Grande Spagna aveva lasciato una grande libertà d'azione, dico questo tra virgolette. Quindi la Carta dei Logu viene estesa a tutta la Sardegna, viene copiata, incollata anche in altre situazioni, e gli stessi statuti sassaresi, Cagliari, il breve di Villa di Chiesa, mantengono gli statuti precedenti. Cioè l'unica novità dal punto di vista istituzionale giuridico in cui la Sardegna si trova come novità è sicuramente il Parlamento con la convocazione dei tre bracci postamenti e il feudalismo che era inesistente prima della conquista catalana-aragonese e che un feudalismo che era in decadenza ormai in diverse parti d'Europa e che invece in Sardegna diventa un sistema, come dire, che vincente dal punto di vista istituzionale, che durerà sino al 1838-40. La domanda era come mai la Carta dei Logu viene estesa, quindi credo che questo sia il motivo. Cioè non esiste una legislazione preponderante spagnola. Dal 700 le cose iniziano a cambiare con i Savoia. Stefano, mi chiedevo se magari avete già preparato una serie di conferenze e se non era possibile prevederne una specifica sul tema sollevato appunto sulla Carta dei Logu e anche da cosa è nata la Carta dei Logu, cioè,
culturale di Milano Quarto, sì. Quindi magari prevedere sì, io... plus se non, se non quest'anno. Io vi ringrazio. No, ti ringrazio per questo. Cioè, sarebbe interessantissimo. No, l'interessante è che voi mi proponiate argomenti. Io oggi ho fatto una panoramica. Cioè, l'argomento che ti ho dato oggi sono veramente tantissimi, no? Quindi si può affrontare il tema del federalismo, il tema della carta dei luoghi, il tema della giurisdizione, il tema delle città regge, degli statuti, cioè dell'economia, dell'economia in generale, cioè i temi da affrontare dei capitoli di grazia, del rapporto feudatari e vassalli, quindi i temi sono sicuramente numerosissimi. Io ho voluto fare questa panoramica sintetica dei fatti più importanti che, di questa parte della storia della Sardegna, che ritengo che sia insomma, tra i periodi più significativi per il futuro stesso. Però se avete qualche argomento da proporre, ben venga, abbiamo anche degli specialisti che sì. Sono ben contenti di venire a Decimo Abruzzo per approfondimenti. Soltanto la questione che riguarda il feudatario, le società di feudatari, prima catalano-aragonesi, più spagnoli nei confronti dei sati, questa è una cosa, sì. Pure già accennato nei capitoli di grazia, nei consegnamenti dei figli, c'è l'esodità assurda, allucinante nei confronti dei vassalli, questo è un aspetto micidiale. Però questa... Sì, però questo aspetto viene enfatizzato soprattutto nel periodo piemontese, no? Cioè questo rapporto, quindi è una questione politica, cioè al Piemonte, poi tutti gli storici anche dell'Ottocento e del Novecento dovevano per forza parlare della Spagna, si doveva diventare italiani, dovevano per forza parlare del federalismo, per forza dovevano mettere in discussione un sistema vecchio, antiquato, improponibile. Ci sono tante di quelle dicerie, tante di quelle situazioni. C'è quel feudatario che chiedeva tutte le leggende. Diritto di gallina. No, a parte il diritto di gallina, ce ne sono tante. Adesso mi viene in mente quello che chiedeva anche che il topo aveva mangiato il grano e quindi chiedeva una indennità, un tributo anche per i topi che mangiavano il grano. Oppure quello che chiedeva, ha chiesto al suo vassallo di curvarsi così a 90 gradi per potersi sedere che lui era stanco, e quel vassallo gli risponde, tira fuori il coltello e gli dice si sieda qui padrone. Quindi c'è anche una consapevolezza diffusa su questo comportamento antiquato dei feudatari. Però se noi andiamo a vedere i documenti, per esempio metà del 600 con i capitoli di grazia, i sardi riescono anche a farsi rispettare, cioè non pensiamo che il feudatario fosse il padrone, certo sono dei piccoli padroni, quelli dei piccoli regni, perché riescono anche ad avere il mero misto imperio, quindi la giurisdizione alta e bassa, penale civile, prima avevano solo quella civile alta e bassa, quella penale solo quella bassa, e quindi riescono ad avere anche quella alta come giurisdizione, quindi riescono a condannare chi vogliono e quando vogliono. Però non pensiamo, io non credo che ci sia così una visione di un popolo schiacciato da feudatari. Sicuramente c'erano dei soprusi, ma quei soprusi emergono soprattutto in età piemontese. Prima, con i capitoli di grazia, sia a Villasor, se uno li legge, sia a Sanluri, io ho letto quello di Villasor, un po' quello di Sanluri, passare si fanno rispettare. Ma anche i servi si fanno rispettare. Cioè non pensate che i servi siano servi, uno recita il ruolo di servo, ma lo recita, lo recita bene. Quindi c'è questa, diciamo, questo luogo comune del comportamento di certi feudatari, non bisogna generalizzare. I feudatari sono degli amministratori, amministrano uno Stato, amministrano un territorio, è nel loro interesse far produrre. Cioè, se ci sono feudatari stupidi che non sanno amministrare, cioè la colpa non è tanto del feudalismo, è perché non sanno amministrare. Cioè, gli Aragon di Villasol, poi lo vedremo, sono dei grandi feudatari. Cioè, capiscono che il territorio è spopolato, fondano Villasol,
cioè vogliono che si produca, perché più si produce e più aumentano i redditi, più rendono i tributi. Quindi ci sono anche dei feudatari, sono dei feudatari che stanno lì comodamente, mettono un feudatario e non se ne occupano. Poi ci sono anche quelli che si impegnano, come il caro, ci sono ahimè che andremo a quelli Castelvi che poi litigano con il marchesato di Villa Soppoli, sono per 20 anni in guerra, si sfidano anche in duello, eccetera. I feudatari si sfidano e si combattono anche tra loro. Però ci sono anche quelli che in qualche modo, sempre in una concezione, come dire, cinquecentesca e seicentesca della Sardegna, si impegnano a ottenere anche dei risultati dei territori amministrati. Però tu sai bene che molti di loro si vivono in Spagna, sì. Sono i podattari che ne approfittano, però anche lì, però i podattari non sono tutti scemi, è che sono poltroni la maggior parte. Però questo soprattutto avviene nel Settecento, quando la Sardegna inizia a essere, come dire, italianizzata, usando un termine proprio, e quindi lì che i feudatari spagnoli vanno in difficoltà, perché non godono più di quella protezione che avevano avuto nel periodo spagnolo. Sì. Su una slide dove segnalava la freccia da San Luis, una spedizione in Cinti, e poi ha recitato quel prete, il prete indicato a San Luis. Non so se... Un vicario? Non è un prete. Vabbè. Il vicario è un rappresentante del comune. Un vicario, un certificato. Si risulta una battaglia tra Vilassor e Decimomannu in quel periodo in Sabbia Castello. Sì. L'hai letto da qualche parte? Sì, ci sono degli scontri lungo il fiume proprio. Lungo il fiume, perché, fiume di Mannu. Perché dico questo? Sì. Si parla tanto dei villaggi scomparsi. Scusa, Martino il giovane, mentre torna proprio, costeggia il fiume di Mannu, lì costeggia anche Decimo Puzzo quando torna a Cai, poi se male muore. Voleva arrivare lì, per Rubina. Sì. Ecco, parliamo sempre dei villaggi scomparsi. Noi abbiamo Gini, un villaggio scomparso, un'altra Musca Macenda, tante cose. Non so se ti risulta, ma pieno di sotterranei e rifugi. Forse non ti risulta, però è pieno di sotterranei e di rifugi. Con i primi trattori, con il petro, i metitrebbi, si sono sprofondati e hanno trovato un materiale. Viveri trascorsi. Può essere, avendo paura di queste guerre e queste continue sbardanie o altre cose, che nascondessero volutamente questi viveri per salvarli, e poi alla fine, stanchi di questi soffrucci, siano anche i villaggi spopolati. Credo sì. È un'ipotesi, sì, è un'ipotesi molto fondata, perché tra l'altro G.P. Susu era una delle figlie più importanti, insieme con G.P. Iosu, G.P. Susu. Diciamo che sono due ville che le statistiche danno anche maggior, la statistica pisana e successive, danno anche maggior contributo in denaro, in orzo, in grano. Quindi quello che stanno è che Decimo Puzzo non è una villa importante come G.P. Susu e G.P. Iosu, però si spostano poi, anche questo è un caso da studiare, però è possibile che ci siano dei contenitori, cioè delle... Ma può essere che anche noi fossimo i villaggi più vicino all'Emito, se pensiamo, può essere che fossimo anche il villaggio più vicino al nemico. No, non credo, perché comunque noi dobbiamo pensare che dalla chiesa di San Giorgio sino a G.P. Iosu c'è il mare. Cioè dobbiamo pensare che c'è il mare, perché adesso c'è il campo sportivo, lì c'è il mare, lo stagno, di col mare per capire il ragionamento. Quindi sono i fiumi che per almeno 6-7 mesi l'anno creano una situazione patinosa. La situazione viene risolta solo a partire dal 1926 con le bonifiche, però ho letto anche da poco ulteriori documenti oltre a quelle che ho già presentato qualche anno fa. Facciamola più semplice, Stefano. Ma la battaglia che c'è stata qui vicino al nostro paese, da chi era la combattuta? Però quella credo che sia una scaramuccia, perché è una battaglia campale.
perché le battaglie campali, cioè nel Medioevo ci sono molte scaramucce piene dove si combattono, fanno finta di combattere. Ho letto di una battaglia, non di una scaramuccia. Non lo so. sicuramente siamo nel 1409, c'è quella che ricordo anch'io. Però. Ah? Forse parla del 1272, dei visconti, quella. Ah, quella è un'altra cosa ancora. No, quella è un'altra battaglia, ne ho parlato, però stiamo parlando qui della fine del giudicato di Cagliari, dove c'è. Dove ci sono i visconti di Gallura che hanno possessi a Villacidro e a un documento pisano parla di zippi con la Z, parla di, usa un termine che gli storici non hanno sciolto, neanche Artizio ha sciolto, neanche Tangheroni e neanche Petrucci, parla anche Petrucci di questa fatica, forse voi non ce l'avete. È probabile che sia proprio Gippi, però la località esatta, Gippi dove? Gippi Sus, Gippi Osso? Io avevo detto via Castello, la via Castello attraversa. Però questa è un'interpretazione di qualche storico. Sicuramente la fonte pisana a Coeva del 1300 circa, che è molto importante, però parla di questa battaglia tra. Però non è proprio una vera battaglia, tra i Visconti. Danilo Visconti è giudice d'Arborea, che allora è Mariano II, Capraia, scusa, Guglielmo di Capraia, Mariano II. Sì. Allora, dobbiamo considerare che nel Medioevo la guerra è normale, è una normalità, proprio la guerra, le cose si conquistano per guerra o per matrimonio, o per accordo, però la guerra è una normalità, non so, chi va in guerra? In guerra ci va, vanno soprattutto i secondogeniti, cioè quelli che non possono evitare al trono, quelli sono i primi che sono costretti, se vogliono ottenere qualcosa, far carriera, devono. E poi ci vanno in guerra. La guerra è una grande opportunità, è una grande opportunità di chi vuole conquistarsi qualcosa e vuole uscire dal proprio status. Poi ogni cavaliere, perché essere cavaliere voleva dire avere un cavallo, voleva dire armarsi, voleva dire, ogni cavaliere c'ha anche tutto un seguito di 20, 30, 50, 100 cavalieri al seguito. Quindi il mondo medievale, e anche quello in Sardegna non fa eccezione, è un mondo che è molto portato alla guerra da questo punto di vista. Ovviamente la guerra costa, qualcuno deve pagare, nessuno va in guerra gratis. Non esiste una, casomai sia esistito oggi, non lo so, ma non esiste uno che va in guerra per uno Stato e per una nazione. Cioè si può passare da una parte all'altra con molta tranquillità. Molti che mandano in guerra, non è che ci fanno. Molti li mandano. Io ho l'esperienza di mio padre. Gli hanno mandato 7 anni in guerra, ma lui non ci vuole guardare. Però nel Medioevo, questa concezione è abbastanza, è ancora più chiara. Ci sono sì delle guerre tra comuni, tra fazioni di comuni, dove lì si può identificare, il caso anche di Dante, va a combattere, cioè ci sono dei casi anche, però la maggior parte dei casi, soprattutto questi capitani di ventura, questi che si avventurano nelle conquiste, hanno dei soldati che vanno a pagamento o che comunque se non vanno a pagamento sperano di avere il cosiddetto bottino, oggi si chiama bottino, ha un significato più ampio, però inizialmente il bottino era una facoltà di saccheggio. Sì, potevano, era quello, il bottino era il premio della, quindi era tutto giustificato. Non abbiamo purtroppo, abbiamo
non abbiamo contezza di questo, non abbiamo contezza neanche sulle armi utilizzate, ciò che dice la Verdesca, questa spada particolare, anche sull'armatura, non abbiamo molti documenti purtroppo, ma tutti i documenti che abbiamo, la maggior parte dei documenti che abbiamo, provengono dalla Corona d'Aragona. La storia la fa chi vince, la scrive. Questo la fa chi vince, la scrive chi vince, la storia è anche un'interpretazione del passato. Quindi noi non abbiamo documenti in Sardegna che ci consentono di ricostruire gli avvenimenti secondo la nostra visione. Abbiamo la storia raccontata dai documenti o dagli storici catalano-aragonesi. E non a caso, ci sono, per esempio, i documenti sui processi contro gli Arborea sono 10 volumi, ma la Corona d'Aragona c'ha una grana, adesso non voglio sparare i numeri, ma c'è una grande quantità, una gran mole di documenti ancora da inediti, ancora da studiare, da pubblicare, da reinterpretare, insomma. Cioè veramente siamo appena all'inizio della conoscenza sulla gran mole di documenti che contiene la Corona d'Aragona. Questo è proprio... Posso aggiungere solo una cosa, Stefano? Il fatto che noi documenti ce l'avevamo, almeno anche il giudicato d'Arborea aveva i documenti con lo sbarco francese, distrutto tutto l'archivio giudicale, sì. Incendiato, è un danno enorme, sì. Purtroppo non abbiamo, purtroppo non abbiamo documenti, i documenti anche scritti dai nostri, anche dai nostri sovrani, sono conservati nella Corona d'Aragona, oppure molti documenti si trovano a Pisa, molti documenti si trovano nell'archivio Vaticano, pochi documenti si conservano nell'archivio comunale di Cagliari e nell'archivio di Stato di Cagliari, ce ne sono anche lì, ma sono pochi, sono delle copie anche coeve dello stesso periodo che si sono salvate, però la maggior parte dei documenti si trova nella Corona d'Aragona e sono anche tutti online per chi volesse avventurarsi io ogni tanto ci provo, ci vuole molto tempo, molta pazienza entrare nel sito della Corona d'Aragona e spulciare i documenti e non ti ascoltiamo. Va bene, ci sono, posso fare una cosa? Sì. Per chi volesse aderire sono aperte le iscrizioni alla Prologue, quindi possiamo fare la tessera per chi volesse sostenere questa associazione. Grazie. Vi aspettiamo giovedì prossimo per l'intervento di Cristina Montoni. Grazie e buona serata a tutti.